amici della Startup World, siamo qua alla presentazione di Asus. Questi sono i due nuovissimi Asus ZenWatch 2. Allora, due modelli, perché questo alla mia destra è quello con la cassa da 22 mm, questo sulla sinistra è quello con la cassa da 18 mm. Entrambi 300 mAh la batteria, uno schermo Super AMOLED da, non è specificato quanti ppi, però devo dire che zoomando, andando vicino, non si vedono particolarmente i pixel, quindi presumo sia almeno un 200 ppi. Qua con Snapdragon 400 on board, e abbiamo anche la possibilità di sostituire il cinturino in maniera davvero molto semplice, andando a premere una puntettina che c'è qui, praticamente si tira indietro, si possono cambiare appunto i cinturini, ce ne sono tantissimi, dopo vi farò una panoramica di tutti i vari cinturini che sono presenti. Tutti e due hanno la certificazione IP67 e hanno lo schermo curvo a 2,5D Corning Gorilla Glass 3. Insomma, un prodotto, devo dire, davvero interessante. Guardate questo per una ragazza, come davvero molto bello, fine, devo dire che è davvero molto molto ben fatto. Brava Asus. Guardate anche la cassa, tutta in alluminio satinato, in realtà questo è satinato, l'altro è cromato. Andiamo a vedere un attimino lo schermo 2,5D, lo andiamo un attimo a sbloccare con il doppio tap, si scorre in su oppure andiamo a destra per andare a vedere tutte le applicazioni già preinstallate in questo smartwatch, che monta tra l'altro Android Wear. Che altro dire per questo prodotto? Non credo ci sia null'altro da dire. La ricarica, vabbè, chiaramente è a magnete, come Asus ci ha insegnato anche con gli altri ZenWatch, quindi un prodotto sicuramente molto interessante. Hanno puntato sul fatto che la batteria dura sicuramente di più, un po' sia per i 300 mAh, un po' anche per il fatto che monta un pannello Super AMOLED, quindi un prodotto che devo dire è davvero molto interessante, ma staremo a vedere se il mercato appunto darà ragione ad Asus. Queste sono anch'esse le applicazioni installate di default, abbiamo poi, vabbè, il contapassi e altre applicazioni già preinstallate. Va bene, per questa breve preview di questi due prodotti è tutto. Intanto vi faccio vedere un attimino anche tutti i vari cinturini che sono presenti. Guardate quanti ce ne sono, vuol dire davvero molto belli. Guardate anche questo arancione molto fluorescente, come davvero molto bello. Andiamolo a vedere un attimo, perché questo, l'arancione, è uno dei miei colori preferiti e merita davvero tanto. Guardate la cassa in simil oro, come davvero molto bella. Insomma, un prodotto che devo dire è veramente interessante, ma staremo a vedere appunto, come dicevo, se il mercato gli dà ragione. Per Alessandro Tecordo è tutto, vi ringrazio e al prossimo video. Ciao ciao!